uno ti fa vedere la cinepresa e l'altro tira sulla lampadina. Quindi facci la luce. Ta-da! Io filmo? Sì, sì. Ma così. Buttati in mezzo, buttate la lampadina da una parte. È molto bella così, questa è una famiglia. Fare un film in cui racconti te stesso, fare un film in cui racconti tuo padre, tua madre, il tuo fratello e le tue nonne, non è semplice, perché da una parte la tentazione del ritratto fedele è molto forte, ma va messa da parte, perché bisogna creare dei personaggi che abbiano un'universalità anche di fronte a chi queste cose non le ha vissute in prima persona. La storia di una famiglia, e come spesso accade all'interno di una famiglia, ci sono crisi, ci sono conflitti, gioie. Mi sa chiaro. Ma che c'entra adesso? Ti pare il caso adesso di fare tutta sta cosa per una modella qualsiasi che mi aiuta a fare le lampade? Nuda? Ti aiuta nuda? No, perché se ti aiuta nuda... Il personaggio di Serena... Beh, raccontarlo mi rimaneva molto difficile, perché ho pensato, com'è, non lo so, è un enigma per me. Penso che lei sia imprendibile, che sia autentica, insoddisfatta e che forse non lo sa nemmeno lei quello che vuole. Per capire il film bene bisogna dare un'occhiata a quelli che sono i personaggi delle due famiglie di origine. La famiglia di Serena è una famiglia che esprime calore, che esprime una grande affettività. Un ambiente familiare caciarone, di una piccola borghesia con origini popolari abbastanza forti, ed è una casa con tutte le caratteristiche positive e negative di una tana. Comunque, a sua parziale giustificazione, c'è da dire che quando lui viene da me, sai, a casa nostra si respira un'aria più intellettuale, capisci, artistica. D'altra parte la famiglia di Guido genera un figlio che cerca continuamente di soddisfare le ambizioni di una madre che non ti dice mai bravo. Nonna Marina fa parte della famiglia cosiddetta dei capiscioni, così viene definita, cioè quelli che sanno sempre tutto, che comunque si sono elevati culturalmente. Una sprezza di chi vuole sia da sé che dagli altri il di più. Per l'esempio che dai te, che è una vita che critichi, non fai altro che criticarmi da quando sono nato! No. Andiamo via, ragazzi, andiamo via, forza! Via! Andiamo! È un po' come un bambino, un uomo mai cresciuto, mai maturato, e in questo senso dà assolutamente la priorità al suo mestiere, dando forse un po' per scontato la vicinanza e la solidarietà della moglie. Non si rassegna al fatto che il rapporto con Serena è un rapporto solido, d'amore, al quale non può fare a meno lei, ma neanche lui. Il rapporto con Serena diventa importante nel momento in cui smette di esserci. Perché non mi hai detto che a Milano è andato tutto male? L'ho saputo adesso, per caso, da Elke. Perché non avevo avuto questa impressione? Sembrerebbe un vicolo cieco, in realtà i personaggi fanno un passo in avanti. Durante il film lei cambia tantissimo. Avere a che fare con Serena è come avere a che fare con 10 donne diverse. Per lei forse voleva essere libera, di trovarsi a un certo punto senza responsabilità, non so come dire. Ho cercato di sentirmi libero e di trovare degli attori che potessero semplicemente raccontare l'essenza, le sfumature di questi personaggi come li ho ripensati e non come erano realmente. E in questo senso Micaela, Kim, Samuel e Niccolò sono una famiglia che non assomiglia per nulla a come eravamo noi, ma che sorprendentemente è identica.